Vi faccio vedere tutta la mia struttura. Minchia, guardate com'è bella questa, oh. Proprio fatta così, laggiù. Allora, ve la faccio vedere. Laggiù c'è una struttura che protegge tutta la città e tutto il resto. Poi, quella è l'entrata. Con i suoi cannoni per respingere quelli che cercano di entrare, quello in buco. Questa è tutta la parte che abbiamo distrutto. A quanto pare però ci sono altre case, però vabbè. Lì abbiamo distrutto un cannone. Laggiù c'è quello che abbiamo noi trovato sotto il mondo di Minecraft. Che a quanto pare là sotto, adesso ritorniamo ancora là sotto per farvi vedere esattamente che cos'era, che cos'è ancora, perché non abbiamo distrutto niente ancora. Ecco qua, gli sporchi villaggi hanno tutta sta roba qua. Con navicelle spaziali. Poi, un posto tutto per loro. Qui abbiamo distrutto la loro scorta di TNT. E questa è la nave stramaledetta. Che è ancora qui. E poi è un vero labirinto sto posto, perché questi qua si sono accampati in questo posto, non so perché, non so neanche perché, ma hanno deciso di mettersi in questo posto, così. Talmente strano sto posto che, allora, questo non so neanche cosa sia e non l'hanno ancora finito. E questi sono cannoniere. Lì stanno uccidendo villager. Boh. Qui abbiamo salvato i villager facilmente. Questa è la parte dove loro vanno di qua. E basta così. Per uscire da questa grande grotta, allora, dov'è che era? Ah, dovete andare in questa parte qui. Vedete dove c'è questa struttura? Allora, le coordinate per trovare questo luogo. Sono qui al meno 25079-9. Andate in questo punto qui e trovate questa base dei villaggi. Poi troverete questo cannone che abbiamo distrutto, che ho distrutto con la TNT. Lasciamo un bel fiorellino, tanto chi se ne. Ok? Questa è la loro base, li abbiamo uccisi tutti e adesso è rimasto così questo. Credo che questa era la parte dove loro facevano esperimenti, cose del genere. Perché c'è un medico ancora. Boh. Vabbè. La loro unica speranza è a sparare con questo cannone qui, indirizzato alla mia base. E loro si sono accampati qui e non so perché, ma niente. Adesso questa base è talmente la loro base è di sotto e
Ci sono troppe guardie e non posso distruggerla. Questa è la mia base. Chi vuole trovarla è al punto trattino alto 3119630 e troverete questa base qui che è la base militare di Minecraft creata da me. Quella che avete visto l'aveva fatto un altro giocatore. In realtà non era un giocatore, però era uno che era il creatore di Minecraft che l'ha fatta lui. Questa base l'ho creata io apposta per i giocatori, così loro stanno in compagnia qua dentro, così. Vabbè. Qua si sale, fai così. Qua ci mettiamo dei letti se qualcuno vuole dormire. Qui hanno distrutto questa parte qua della mia base e non so neanche perché. Eh già. Già, perché avevano un cannone che poteva distruggere questa parte qua. Vabbè, adesso abbiamo ricoperto con questo. Le mura devono essere ancora più alte perché tra un paio di settimane questa base attaccherà, l'altra base attaccherà con dei droni. Spoiler, meglio che non ve lo dicevo, però adesso ve l'ho detto. Loro hanno cercato di distruggere questa parte qui per far passare gli aerei. Vediamo se abbiamo già distrutto uno. Sì, eccolo qua. Questo era un pezzo come si chiama? Del bombardiere che abbiamo visto sotto la base. E niente, così. Quindi, allora, alla fine questi sono cannoni che servono per sparare a distanza. Se voi mettete una torcia di pietra rossa qui e qui, ecco cosa succede. Ecco fatto. Quindi adesso li attiviamo. Tac, tac. Allora, esattamente questa muraglia, come mi stanno già scrivendo sul mio canale, mi hanno chiesto quanto è alta, quanto arriva da quanto arriva, vabbè. Stai giù dalla mia base. Stai giù dalla mia base, porca miseria. Diciamo che questa base è fatta così. Allora, concentriamoci. Qua mi chiedono: ma libro diretto, quanto è lungo questo muro e quanto è spesso? Allora, diciamo che questo muro è lungo circa 28, non so, 280 chilometri quadrati del muro. Sì, è fatto per così, con delle vedette così. Se avessi una mod per metterci dei soldati, allora li metterei, ma non ce ne sono, quindi beh. Per non far entrare i miei nemici, uso questa levetta e entro così facilmente. Tanto loro non sanno che qua c'è una porta, quindi va bene così. Allora, quindi, questa struttura l'ho realizzata un mese fa, quindi questa struttura è rimasta così per sempre. E niente, ok. Ah, c'è un altro particolare. Per entrare nella base c'è un altro modo. Per entrare nella base segreta dei villaggi c'è anche questa cosa qua che non avete visto. Ecco qua. Dio la Madonna, ecco cosa c'era qua.
un portale per far entrare tutti i pillaggi del mondo.